E la valutazione è stata quella di creare un agglomerato di enti, quindi un'area più vassa dove fosse possibile sviluppare, provare anche delle politiche commerciali univoche che possono chiaramente proiettare l'immagine dell'area all'esterno in maniera più forte e possono attrarre in maniera più diciamo, compatta interessi dall'esterno. Questo è il senso principale. Cosa si può fare nel distretto? A cosa può servire? Può servire innanzitutto a creare, come dicevo, una linea di marketing unica. La regione finanzierà, dopo questo primo step in cui riconoscerà i distretti attivi, finanzierà le iniziative che riterrà migliori. Quindi noi stiamo sviluppando un piano, che poi rappresenterà il programma operativo di questo distretto, che sarà approvato nei vari consigli comunali, nei tre consigli comunali, e poi sarà presentato alla Regione Campania con l'ausilio delle associazioni di categoria, che sono Confesercenti e Confcommercio, livello regionale, e poi degli operatori del settore che sul territorio sono già presenti, con associazioni o singolarmente. Cosa concretamente dipenderà anche da cosa a livello di fantasia riusciremo a pensare, cioè le cose che tutti insieme, in sinergia, penseremo di mettere a terra e di proporre alla regione potrebbero rappresentare delle idee di sviluppo. Penso ad una piattaforma online unica, penso ad eventi importanti coordinati sia di turismo che commerciali, penso a qualche piattaforma anche fisica comune attorno a quella che è l'area mercatale storica per antonomasia, che è il Mercato San Severino, appunto. Ancora ci vedremo nei prossimi giorni anche con la stessa Confesercenti e Confcommercio per immaginare qualche forma di sostegno in questa fase particolarmente impattante, veramente quasi drammatica. Parliamo tutti i giorni con operatori del settore a cui arrivano bollette da migliaia di euro che non sono in grado più ormai di sostenere questo impatto. Sicuramente ci sarà un'azione governativa nazionale, ma noi sul nostro territorio, sui nostri territori, vorremmo provare a dare delle possibilità, diciamo, di supporto, un sostegno anche locale che proveremo a coordinare e che potrebbe essere una delle prime leve di questo agglomerato, diciamo, sul commercio. Ancora la valorizzazione dei piccoli centri. Qui dovremo sviluppare un piano comune, perché a quel punto siamo comuni importanti, rilevanti, che hanno una visibilità, che hanno storie e tradizioni, e si partirà anche dalla valorizzazione. Ne faccio due esempi. Il primo, quello dei castelli. Mercato San Severino ha un castello, insomma, che rappresenta la storia della città. Anche Montoro ha diciamo, quello che rimane di un castello, ma si può immaginare il percorso tra i due enti, cosa che già è in corso per una serie di iniziative sia di associazioni sia dei due comuni di Montoro e Mercato San Severino, o ancora considerando baronisti, c'è la possibilità di considerare i conventi. Cioè, noi abbiamo dei conventi francescani che hanno un impatto, una storia veramente rilevante, e quindi anche per il turismo religioso possono rappresentare una forma di attrazione. Attorno a quello poi si sviluppa l'iniziativa commerciale.